Esercizio numero 2 sulla bilancia elettromagnetica, che è una bilancia a bracci uguali inserita nel solenoide che risente di una forza verso il basso e dall'altra parte, per equilibrare la forza magnetica verso il basso, si pongono dei pesetti, quindi la forza peso dei pesetti è uguale alla forza magnetica in quanto i due bracci sono uguali. Qui ci sono tutti i dati sperimentali, alcuni sono inutili e la prima domanda è: senza calcoli, soltanto disegnare le correnti nel verso giusto, cioè la corrente che scorre nella bilancia e la corrente che scorre nel solenoide, I grande e I piccolo. Bisogna spiegare con il ragionamento visibile il procedimento che si è seguito per scegliere i versi delle correnti. Una delle due correnti la scegliamo arbitrariamente, per esempio quella che scorre nella bilancia nel verso EDCBA, come mostrato in questo disegno. Ora bisogna scegliere l'altra corrente nel solenoide, I piccola. Per esempio, andiamo per tentativi, scegliamola verso l'alto. Vedremo che la corrente così scelta non va bene. Infatti, questa corrente genererebbe un campo B verso sinistra, è il campo B all'interno del solenoide, verso sinistra perché è la regola della mano destra numero 1, che mettiamo le dita della mano destra lungo la corrente e il pollice ci dà il verso di B all'interno. Non va bene perché quello che accade è che la forza magnetica su questo tratto CD della bilancia va verso l'alto anziché andare verso il basso come invece vogliamo noi. Noi vogliamo che vada verso il basso così da poterla equilibrare con i pesi dall'altra parte. Vediamo meglio perché va verso l'alto questa forza magnetica. Innanzitutto bisogna dire che la forza magnetica non agisce su questi tratti orizzontali del circuito, della bilancia, perché in questi tratti la corrente scorre nella stessa direzione orizzontale del campo B, come si vede anche in quest'altro disegno. Qui la corrente scorre verso destra, il campo B va a sinistra, l'angolo è di 180 gradi, comunque sappiamo che una corrente allineata con un campo B esterno non subisce forza magnetica. La stessa cosa accade sull'altro tratto orizzontale, stavolta con angolo di 0 gradi perché i due vettori sono allineati verso sinistra e l'unico tratto che risente della bilancia, che risente della forza magnetica, è il tratto CD perché è perpendicolare al campo B. Questa è la vista dall'alto. Con la vista di profilo noi vediamo questo tratto, che è questo, con la corrente che va verso destra. La corrente nel tratto CD la vediamo da dietro, quindi questa croce qua rappresenterebbe la corrente che va da D verso C, e applicando la formula di Faraday, con il pollice della mano destra sulla corrente, quindi va dentro il foglio, il B che va a sinistra, allora viene fuori che il dito medio va verso l'alto, cioè la forza magnetica va verso l'alto. Questo, come sempre, è il ragionamento visibile da presentare oltre alle parole per far capire come si è utilizzata la regola della mano destra. Dunque abbiamo detto la forza magnetica va in alto, non va bene, perciò dobbiamo rovesciare il verso della corrente nel solenoide, mandando la corrente invece in quest'altro verso. Il B va verso destra e stavolta la forza magnetica va in basso. Rifacciamo vedere la regola della mano destra. Questa è la corrente vista da dietro che va da C a D, da qui a su. Questo è il campo B che ora va a destra e quindi pollice indice, il medio va verso il basso. L'angolo fra questi due vettori, che sono praticamente il verso della corrente, e B è di 90 gradi. Infatti la corrente va verso su e B va verso destra. Qui lo vediamo anche nella vista dall'alto. La corrente va verso su, da C a D, C, D, B va verso destra, l'angolo è di 90 gradi. Questo ci permette, quando scriviamo la formula di Faraday, nella forma scalare, di porre seno di 90 gradi uguale a 1. Ora che abbiamo visto quali sono i giusti versi delle due correnti, con i valori dati dobbiamo calcolare la permeabilità magnetica dell'aria. Innanzitutto notiamo, piccola osservazione, che le due correnti sono diverse e di solito è più intensa quella che scorre nella bilancia, perché la resistenza offerta da questa pista, da questo circuito qui sul bordo della bilancia, è minore della resistenza offerta dall'avvolgimento del solenoide, perché l'avvolgimento del solenoide è un filo molto lungo e quindi, essendo molto lungo, ha una grande resistenza. Adesso passiamo ai calcoli con la formula di Faraday scalare. Dobbiamo calcolare
la permeabilità magnetica dell'aria, che poi è uguale a quella del vuoto, è quasi identica, lo vedremo meglio più avanti, e questa permeabilità, che è la nostra incognita, si trova nel campo B, nella formula del campo B del solenoide. Ricordiamo infatti che il B di un solenoide all'interno è la permeabilità magnetica per la densità delle spire, per la corrente che scorre nel solenoide, densità delle spire che sarebbero 1000 spire, nel nostro caso, diviso 17 cm. Dunque la densità n piccolo, densità lineare di spire, facendo il rapporto tra 1000 spire e 0,17 metri, sono 5882 spire al metro. Dunque, per trovare l'incognita μ0 dobbiamo trovare B con la formula inversa, conoscendo la forza magnetica, che è uguale alla forza peso dei pesetti, conoscendo la corrente che scorre nella bilancia, ricordiamo che qui I grande è la corrente nella bilancia, che sono 8 A, e conoscendo il tratto di bilancia, 3 cm, sarebbe il tratto CD, che sente appunto il campo B, quello che sente la forza magnetica, è questo tratto finale da 3 cm di lunghezza. La forza magnetica uguale a quella dei pesetti si calcola facilmente, perché i pesetti sono da 690 mg, si porta prima in grammi, si moltiplica per l'accelerazione di gravità, 6,762 mN. Notare che io utilizzo molte cifre, anche troppe, nei calcoli intermedi per non approssimare troppo i risultati finali. Poi le cifre le toglierò alla fine. Facendo la formula inversa della formula di Faraday, ricaviamo il campo B del solenoide, forza magnetica diviso IL, mettiamo dentro i valori, forza magnetica appena calcolata, 8 A, 3 cm portati in metri, e il campo B del solenoide sono 28, un po' più di 28 millitesla. Questo valore lo andiamo a sostituire qui per calcolare con la formula inversa μ0, che è uguale a B fratto NI. B andiamo a sostituire il valore appena calcolato, 28 circa millitesla, N la densità lineare di spire l'abbiamo calcolata prima, 5882 al metro, spire è un'unità di misura fittizia, si può anche togliere, e I piccolo, da non confondere con I grande di prima, che è 4 A, la corrente che scorre nel solenoide. Svolgendo i calcoli viene μ0, questo valore qua, che è molto simile al valore teorico atteso, che è 4π greco per 10 alla meno 7 newton su ampere quadrato. Il valore atteso è 1,26 per 10 alla meno 6 newton su ampere quadrato, noi abbiamo trovato 1,20. La discrepanza del nostro risultato sperimentale rispetto al valore atteso è di 6 parti, 0,06, la differenza fra I due valori, 0,06 su 1,26, cioè 6 parti su 126, che corrisponde a circa il 5%, quindi il risultato è ottimo. L'ultima osservazione è l'unità di misura, come viene fuori questo newton su ampere quadrato da questo calcolo. Abbiamo tesla, metro va sopra, tesla per metro, e al denominatore c'è ampere. Tesla, ricordiamo che tesla è newton su ampere metro, per metro su ampere, metri si semplifica, e quindi viene newton su ampere quadrato.